Nicole, come mia nonna, Elio, come il nonno di Lorenzo, Ielo, Leio, o lei e Leio. Hanno quattro, queste quattro lettere che diventano ogni volta un nome diverso, le abbiamo scelte perché sono quattro lettere che legheranno per sempre i nostri figli. Quindi l'abbiamo pensata come una scelta veramente romantica. Sì, poi con un nome che si chiama a scuola, cioè, o nella vita, il nome, esatto, cioè, senta, Lorenzo, la sensazione che totalmente da tutto è che voi abbiate un po' giocato con le vostre lingue. No, lei aveva un buon posto in Svezia, no, che l'ha lasciato, è pensavo che io ero un prodotto informatico in Italia e come tutti cerchiamo sempre di migliorarci economicamente, professionalmente, quindi ho cercato di andare oltre a quello che stavo facendo. Ed è arrivata questa opportunità, un'opportunità che ho cercato, sì, è vero, che Greta non vuole, ma ho capito, io fino in Svezia la seguo, ho un buon posto, vai Svezia, c'è il welfare, tutto viene garantito, non capisco dove ci sono i figli, bisogna amare il proprio lavoro e portarlo avanti, sì, come esatto, fai a dare era una situazione poteva essere invece come vediamo non se lo poteva permettere. Tra ma poco perché non avremo si anche fa un più la messaggio video del marito di Daniele, sì, anche lui ha la sua ragione, troppo la ferma, Alessia, qui, materasso, di trascoprire i suoi negozi, inizia con i soldi miliardari, materassi, lettere e accessori, con saldo fino al 50%. Vieni in negozio a trovare la qualità di tema. Qui, materasso. Sabato e domenica a Verissimo. Tutto il mondo di carne in russo. Facciamo dei sul canale 5. Tutti mi dicevano, vedrai, i bambini crescono in fretta, ma come figlio una cosa assurda. Fa tutto quello che faccio io. Cresce troppo in fretta. E non entra più nelle sigle. Per fortuna uso Vinted, non vale la pena comprare questa moto. Su Vinted troviamo tantissime occasioni, così diamo una seconda vita per dire che possono e in più risparmiamo. Vinted, scaricala! Lo cerchi? Lo trovi su Vinted! 60 anni, che bella età! Ma spesso capita di sentirsi stanchi e affaticati. Una delle cause è la difficoltà ad assorbire la vitamina D2, che contribuisce a darci la nutrizione di cui abbiamo bisogno. Dall'esperienza Vegetal, Vegetal Advanced come ci si prende cura della vista, del sorriso e così si avanti. Sentire bene significa sentirsi bene anche con l'altro. Se tornassi indietro farei anche per me. Accendi il canale in controllo dell'invito a 260 limitati. Rispondi anche lì a un prezzo chiama 800 500 700. Lo spazzolino raggiunge solo il 25% della popolazione. Grazie.
La coperta di Monticello è un concentrato di benessere. È il più alto numero di vitamine e minerali rispetto ai principali multivitaminici. Ci supporta le tue difese immunitarie con Monticello. 1 grammi di vitamina C per portare al meglio un risultato. Prova Monticello con giusta vitamina C. Perché il marito di Daniela ha pensato bene nell'appartamento che ha conquistato con la moglie di ospitare la sorella che tornava dalla Svezia per una serie di motivi. Tornava dalla Svezia perché il marito in qualche modo aveva investito evidentemente i suoi sogni e tutti i suoi risparmi in un ristorante. Poi arrivato il Covid, quindi naturalmente l'attività non si poteva sostenere. In più sono stati ringraziati nella famiglia di Letta che l'hanno motivato a tornare in Italia a cercare lavoro. Questo succedeva un anno fa. Nel frattempo Daniela ha sopportato i bambini tutte le ore, il giardino, il cane, c'è anche il cane, e il rumore e tutto quanto, adesso è andata via, anche perché Daniela parla in quanto l'appartamento è anche suo, e la crisi di tempo dicendo che il fratello è sempre stato generoso, sarebbe sempre stati legatissimi, io ho bisogno di aiuto, tra poco, insomma a settembre, i bambini andranno prima di entrare e tutto in qualche modo si avvierà. E allora Lorenzo, che è il marito di Letta, ci stava spiegando che il suo sogno, lui non voleva fare l'informatico, ha fatto l'informatico, ma non voleva fare l'informatico e quindi si è buttato in un'impresa. L'impresa che purtroppo tanti sono stati quelli che prima del Covid hanno gestito le ricettive e purtroppo che era una volta soprattutto in un mondo. No, la ricettiva era come avere una rendita fissa, sicura, e invece non è stato così. Io vivevo in quel periodo, portiamo sempre dal principio, quando io sono arrivato in Svezia è comunque un posto bellissimo, ma abbiamo avuto le nostre difficoltà, come diceva Letta prima, la lingua, ma poi il buio le giornate, avevamo l'inverno.